Nuovi stalli per le vetture a noleggio con conducente a Gela. Da ieri il servizio da Corso Vittorio Emanuele è stato collocato nella vicina via Retusa in vista della rivalorizzazione del centro storico. Le automobili saranno poste in fila verso Piazza Umberto I. A tal proposito è stato modificato il senso di marcia in questa direzione. In via Retusa, nel tratto compreso tra via Ventura e via Navarra, quindi vige il senso unico nella parte nord-sud. Di conseguenza il divieto di fermata sarà attivo sul lato orientale della carreggiata. Sì, una strada vicino alla piazza, proprio accanto alla piazza, ma che consente di poter mantenere un servizio pubblico come quello delle auto a noleggio. Sappiamo che a Gela non ci sono taxi, quindi vi è la possibilità di utilizzare le auto a noleggio con conducente per il servizio pubblico, spostandoli però dalla piazza principale, dove abbiamo intenzione di cominciare a studiare una pavimentazione che sia più confacente alla piazza principale della città. Quindi una sede che credo che possa rispondere alle esigenze dell'amministrazione di avere gli spazi della piazza, che per me la piazza non è soltanto il quadrato di Piazza Umberto, ma anche la parte laterale alla Chiesa Madre, per poterla dedicare ad Isola Pedonale per altre motivazioni, ma nello stesso tempo mantenere al centro storico un presidio dove poter prendere tranquillamente un'auto a noleggio. Quindi questo credo che sia una collocazione che riesca a dare delle risposte sia agli operatori del settore, ma sia a un servizio alla collettività. Quindi l'inversione di marcia è stata concepita proprio per poter consentire il passaggio di fronte alla piazza. Il cambio per un motivo molto semplice, perché sarà un andamento più classico dei tassisti, ovvero sia una coda che praticamente si sviluppa lungo la via Retusa. Il primo taxi a disposizione, che è visibile già dalla piazza, può essere quindi preso dall'utenza e man mano quindi scorrere lungo questo asse che si è formato in parallelo alla strada.